Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di analizzare e quindi sistemare una batteria acustica registrata in studio. In questo caso abbiamo una batteria registrata molto bene, per cui estremamente fedele e sincronizzata con il click. Ma analizzando cassa rullante che vediamo qui in alto e guardando agli overhead e la room, noteremo come alcuni colpi possano essere leggermente fuori sync. Vediamo il rullante e notiamo che c'è un qualche millisecondo di ritardo nei microfoni nella room. Questo è normale perché ovviamente i microfoni, essendo distanti dal microfono sorgente, quindi quello del rullante in questo caso, hanno qualche millisecondo di ritardo. Possiamo tranquillamente, nel caso in cui la batteria sia stata ben registrata e quindi il batterista sia stato anche bravo nel farlo, prendere direttamente le tracce dei microfoni room e overhead e spostarle all'altezza dell'attacco, cercando di sincronizzarlo manualmente. Nel caso in cui invece abbiamo più oscillazioni all'interno della registrazione, quindi il batterista non è stato estremamente performante, saremo costretti ad utilizzare gli algoritmi di stretching contenuti all'interno di Studio One. In questo caso possiamo utilizzare l'audio band, ossia un algoritmo in grado di scegliere una delle tracce guida, in questo caso cassa o rullante, e allineare tutte le altre alla cassa o al rullante che abbiamo scelto come linea guida. Per fare questo dovremmo prima identificare i transienti, per esempio, della cassa. Per cui prendiamo la linea di cassa, qua sopra in alto, kick in, e attraverso un'analisi standard sarà in grado di identificare i transienti della cassa. Eccolo qua, in questo caso ha centrato il transiente in fase della cassa. Chiudendo lo zoom ci accorgiamo però che è stato analizzato anche il transiente del rullante all'interno della cassa. Perché? Perché nel microfono della cassa entra anche una porzione di rullante. Per fare una quantizzazione più precisa, abbassiamo il threshold affinché il rullante scompaia dalla traccia di cassa e ci regali quindi una identificazione ritmica più precisa soltanto del suono della cassa. Ora analizziamo le tracce, quindi selezioniamole tutte quante, le raggruppiamo andando su Group Select Tracks. Il gruppo 1 avrà come guida la cassa e automaticamente tutte le tracce verranno sincronizzate con la cassa. Possiamo ovviamente aggiungere anche una seconda linea guida, quella del rullante. Quindi lo selezioniamo, torniamo sul rullante Up, dissolvi gruppo, sul nostro rullante e sempre con Analyze analizziamo i colpi del rullante. Anche in questo caso il rullante potrebbe avere dei colpi sospetti all'interno nell'analisi. Ascoltiamolo. Sembra perfetto. Ascoltiamo questo tom. Perfetto, i tom sono in questo frangente. Adesso riselezioniamo tutte le tracce che troviamo qui al lato, le raggruppiamo e come linea guida utilizzeremo rullante e cassa. Ora, attraverso la quantizzazione scelta in questo caso con l'algoritmo di batteria, quindi un Elastic Direct sui vari pezzi all'interno delle tracce, riusciremo attraverso Applica a creare una sincronizzazione in base anche al quantize che troviamo qui sopra. Adesso ho scelto un 32esimo perché comunque la batteria è già abbastanza precisa. Selezioniamo tutte le tracce, Command A sul Mac, applica e automaticamente tutta la batteria verrà sincronizzata con le tracce guida che noi abbiamo scelto. Quello che noi vediamo all'interno della quantizzazione sono delle parti rosa, che sono quelle che sono state strecciate, quindi sincronizzate, mentre le parti, quelle azzurre, rimaste quindi invariate, sono quelle che non sono state toccate perché già in fase con le tracce guida che noi abbiamo sopra di cassa e rullante. La batteria, come vediamo, è già tutta editata.
Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale, verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff, non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!